La rassegna stampa è offerta da... Venerdì 10 ottobre, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine dei giornali di oggi. Apriamo con il messaggero: Draghi, ora più assunzioni, ok al Jobs Act. Non causerà licenziamenti di massa a casa i governi che non agiscono. Renzi, fiducia anche alla Camera, subito Sgarber che assume semplificazioni fiscali. Dopo la fiducia, caos PD, la linea dura del Premier, dissidenti, valutiamo l'espulsione. Vitalizi, ecco i tagli delle regioni, tassa del 5% agli ex consiglieri. Decise linee guida collettive, sale a 65 anni l'età per ottenerli. Il virus, allarme Ebola, l'epidemia più grave dei tempi dell'AIDS. In Italia, stretta sugli aeroporti. La Gazzetta del Mezzogiorno, Jobs Act, Renzi supera la prova Draghi, il capo BCE, alla riforma del lavoro non produrrà massicci licenziamenti, la Camusso, così spazi e soprusi, PD, resa dei conti e ipotesi scissione. Dopo l'ok della Merkel, un altro importante sia il provvedimento che modifica la normativa, ipotesi fiducia anche alla Camera. Domenica alle urne, province voto test per la regione Puglia, nel 2015 si farà l'election day, ma forse saranno anticipate le comunali, l'ipotesi di nuove maggioranze. Concorso regolare all'Università di Lecce, un risposto del rettore. Vincenzo Zara ieri mattina si è recato negli uffici della procura. Ambiente, gasdotto, sindaco e TAP alla battaglia legale, il comune di Melendugno vede le trivelle, l'azienda non vuol fermare i lavori e impugna. L'ira della regione, basta campagne elettorali. Il processo è stato mafia, Napolitano testimone, non ci saranno i boss, la Guzzanti, salutare con Rina, un caso. La Gazzetta di Lecce, università, concorso regolare, Zara presenta un esposto, necessario per l'accertamento dei fatti e la tutela dell'istituzione. Il rettore, ieri mattina, è stato in procura, la segnalazione riguarda una procedura in corso. Melendugno, TAP arriva allo stop alle trivelle, emessa un'ordinanza dell'ufficio tecnico. Lecce, capitale della cultura, nasce una fondazione. Punti nascita, salvi gli ospedali di Gallipoli e Scorrano. E fine nuovo quotidiano di Puglia, TAP, il comune, ordina lo stop, sospesi i sondaggi a terra, il consorzio impugna l'ordinanza e ricorre al TAR. Gasdotto, bloccati i lavori preliminari, mancano le autorizzazioni necessarie. Via Brenta, chiesto il processo per la Poli, De Leo e altri sei, l'ipotesi di reato, peculato, era stato il giudice a chiedere alla procura di indagare. Piano ospedali bloccato, congelati per ore tali della maggioranza regionale al Torà a Pentassuglia. Le altre guardano al passato, Lecce 2019 al futuro, la scelta della capitale della cultura, Perrone, il nostro progetto è il più competitivo. All'interno del primo piano la battaglia del gasdotto, mancano in nulla osta, stop ai sondaggi di TAP, l'ufficio tecnico non basta, il permesso della prefettura. Autorizzazione unica integrata, avviata la conferenza di servizi, lo sviluppo economico dà attuazione al decreto del ministro Galletti. I nodi della regione, riordino degli ospedali, meglio lasciar perdere, la maggioranza a Pentassuglia, prima il piano di emergenza. Emiliano apre all'UDC, no di Sello, il segretario, centri sani territorio sulle province, possiamo andare oltre. La promozione turistica, Bui Puglia, arrivano 300 stranieri, tour operator saranno accompagnati alla scoperta delle bellezze dei territori. La pagina dedicata a Lecce, mense negli ospedali, appalto ok, salvi 80 posti, siglato l'accordo con i sindacati, nuovo maxi bando e pasto a 13 euro, la ASL, garantiti tutti gli addetti. Ambiente, rifiuti differenziati, leccesi, virtuosi del vetro, i dati di Coreve e Anci, cresciuta la percentuale di raccolta. Capitale della cultura, la sfida di Perrone, Matera guarda al passato, Lecce 2019 al futuro, il sindaco in campo in vista del rush per il titolo, il nostro progetto di sviluppo è più innovativo. La svolta, uniti nella fondazione, saremo indipendenti, la nuova squadra presentata a Palazzo Caraffa, dalla regione agli imprenditori, nessun obbligo. E infine lo sport, il calcio, Gregucci, non mi fido del Lecce, il mister della Casertana, sono di San Giorgio e spero che il capoluogo del Salento diventi capitale europea della cultura. Parla il vicepresidente della Lega Pro, Pitrolo, le dirette streaming sono un grande successo. Bene, anche per oggi con la nostra rassegna è tutto, a più tardi con TG News 24, buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...